A lui apre il portinaio e le pecore ascoltano la sua voce. Ed egli chiama le proprie pecore per nome e le conduce fuori. Quando ha messo fuori tutte le sue pecore, va davanti a loro e le pecore lo seguono, perché conoscono la sua voce. Gesù in questa bellissima parabola ha voluto descrivere la sua missione sulla terra e il suo amore per ognuno di noi, che come pecore del gregge abbiamo bisogno di cura e assistenza. La pecora è uno degli animali più indifesi e vulnerabili. In Oriente la sollecitudine del pastore per il suo gregge è costante e assidua. A quel tempo poteva capitare che dei briganti, appartenenti a delle tribù nomadi o delle bestie feroci nascoste nelle grotte, erano in agguato per saccheggiare il gregge. Gesù in questa bellissima parabola ha voluto descrivere la sua missione sulla terra e il suo amore per ognuno di noi, che come pecore del gregge abbiamo bisogno di cura e assistenza. La pecora è uno degli animali più indifesi e vulnerabili. In Oriente la sollecitudine del pastore per il suo gregge è costante e assidua. A quel tempo poteva capitare che dei briganti appartenenti a delle tribù nomadi oppure delle bestie feroci nascoste nelle grotte fossero in agguato per saccheggiare il gregge. I pastori proteggevano le pecore rischiando la vita. Ma non tutti agivano in questo modo. Secondo la Mishnah, i pastori vengono classificati in quattro categorie, ognuna delle quali sottolinea il tipo di rapporto che intercorre tra il pastore e il gregge che ha in affidamento. Al primo gruppo appartiene il pastore che prende il gregge in prestito e che deve restituire al proprietario, in caso di perdita, ogni animale smarrito. Poi c'è il pastore sotto cauzione a cui viene detratta per ogni perdita subita una somma corrispondente al valore della perdita. La terza categoria alla quale appartengono i pastori senza alcuna cauzione. Questo tipo di pastore è sollevato da ogni tipo di responsabilità se sotto giuramento ha dichiarato che il danno subito non è stato risultato della propria negligenza. Infatti c'è il portinaio, un custode insomma, che abbandona il suo posto di lavoro quando dei ladri o predatori assalgono il gregge, non essendo investito da alcuna responsabilità nei riguardi del gregge. Quattro pastori, ognuno con una relazione diversa con le pecore, sotto la propria custodia. Il nostro testo ci descrive un pastore che ha cura del gregge in custodia e che stabilisce con ogni animale una relazione intima. Tant'è vero che essi riconoscono la sua voce e seguono soltanto lui quando le chiama per andare nei pascoli verdeggianti. Il testo continua dicendo che il buon pastore va davanti a loro e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Ciò che mi emoziona in questo testo è il fatto che il buon pastore precede le pecore, va davanti a loro ed esse lo seguono. Vale a dire che Cristo ha affrontato per primo i pericoli, le prove a cui noi saremo sottoposti durante la nostra esistenza e ha vinto su ognuna di esse. Ci ricorda che Egli non si dimentica mai di noi, anche quando non percepiamo più la sua presenza e quando le cose non vanno sempre nel verso giusto. Non dimentichiamo che questo tipo di pastore è unico nel suo genere, perché non ha pagato un'ammenda, ma ha dato volontariamente la propria vita per il suo gregge. Allora come mi può venire in mente di dire «Egli non si preoccupa di me»? Egli invece considera tutti noi come pecore di un gregge bisognoso di aiuto e assistenza continua. Io ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Io ti ho scolpito sulle palme delle mie mani. Cristo conosce le nostre infermità, i nostri bisogni, come le nostre gioie e i nostri dolori. Allora, non è meraviglioso sapere che in mezzo alle tempeste della vita abbiamo un amico che non si dimentica mai di noi, ma che ha affrontato tutte le nostre ansietà prima di noi e può aiutarci al momento opportuno? Con questa riflessione ti auguro una buona giornata.